Ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Oggi siamo qui su Devil May Cry 4, per l'esattezza la versione speciale. In un periodo un po' buio di giochi, di uscite, di serie, ti porterò qualche gioco passato, qualche serie che non ho fatto. E se vi piacerà, naturalmente la possiamo continuare. Scrivetemi sotto nei commenti che cosa ne pensate e partiamo. Per cui, schermata iniziale. Ho passato tutto, sono state bloccate tutte le modalità, puoi vedere il menu missioni, sfere blu, questa come già vi ho detto è la versione speciale, madonna quanta roba ci ha aggiunto, mitico cavaliere oscuro, bello. Diciamo Virgil. Questa è bella, scegli questo. Scegliamo questo. Modalità consigliata per chi gioca a Devil May Cry la prima volta. Modalità per chi ha già affrontato i demoni. Potrebbe andare bene. Travolgente numero di demoni presenti. No, facciamo acchiappa demoni, dai. Questo non so cosa sia. Facciamo tutorial. Meglio tutorial, dai. Abbiamo messo tutto al massimo, capirai. The Order of the Sword, huh? They worship a demon as a god. Porca paletta. Quattro non l'ho giocato. Ho iniziato varie volte, ma non l'ho mai giocato. Non è mai finito. Il 5 l'abbiamo finito sul canale. Just what are your true intentions? L'intenzione mi è sempre piaciuta un sacco, però. Meno missioni, potenziamento, potenzia il tuo personaggio, ma possiamo già potenziarlo, oggetti, perché comunque usa le anime fiere per preparare, dovrei avere le anime, penso, sì. Acquisisce abilità per Beowulf, vabbè, però diciamo che siamo ancora all'inizio, non ho neanche, fatto il tutorial e niente, quindi iniziamo, dai, poi magari eventualmente. Abbiamo fatto il tutorial. Lo possiamo anche saltare.
Una piena della fierezza di sangue, vabbè. Usiamo le margini e le missioni, ma andiamo avanti. Allora, tutorial non ve l'ho fatto vedere perché era me andare avanti. Allora, potenziamento no. Vediamo se riusciamo a potenziare un po' di abilità. Yamoto. Ok. Per colpire. Ok, passiamo soltanto a questo, poi eventualmente magari ne spendiamo delle altre poi successivamente, se no poi andiamo un po' troppo oltre. Iniziamo, se no qua non partiamo più. Mappa, la tua posizione attuale è visibile sulla minimappa, va bene. Punto d'entrata, porte. Ok. Aggancio, l'aggancio con RB, Ok. Sfera verde, magica vita verde di fluido demonico cristallizzato, restituisce il potere vitale. No, oh, no, mi devi dare qui. Ah, già è morto. Ok, certo c'era molta più... Si vede la differenza, eh? Oh. Esamina, premi B, per esaminare le zone, premi B, mi c'è una porta. Doppio salto, premi. Dopo il doppio salto, premi A vicino a un muro. Fai un doppio salto. Mazza. Ok, vicino a un muro. Ok, certo, l'inquadratura a volte. Sì, allora mi ricordavo che questa bisognava comunque sempre colpirli. Sono un po' in... oh, porca miseria. Porte sigillate. Durante una missione alcune aree possono chiudersi una volta entrate. Esistono porte sigillate. Quelle rosse si aprono sconfiggendo tutti i nemici. Quelle blu si aprono risolvendo un enigma. Ok. Oh, non ho... Ah, ecco, così ti fa tipo una sorta di schivata. Quindi questa l'abbiamo aperta. Mazza quanti siete. Terrazzo. Di qua? Sì. No, no, pensavo si scendesse. È un'inquadratura un po' strana rispetto a... Visuale. Usa per controllare visuale. Capirai, l'avevamo già... Cioè, mi cambia spesso l'inquadratura... Eredità malefica, acquistato che contiene il potere di un antico male, permette di risvegliare un nuovo potere. Aggancia, su una penana, premi quindi B.
In alcune zone puoi trovare l'insegna con Summoned Sword e premi il tasto azione. Ah, ok, tipo per agganciarsi e salire. Su una pedana abbiamo detto, eh. Ok. Questa mi è nuova, eh. Ah, pure qua stanno. Certo, questo il 5 pure avevano fatto. Ecco, appunto. Non avevo dubbi che non ci avrebbe permesso di Carlo. Era sicurissimo che saremmo caduti per prenderlo, anche se ho visto che comunque ne abbiamo parecchie, quindi secondo me man mano che andremo avanti sicuramente ci potremo tanto potenziare. Non saltiamo perché secondo me non abbiamo un buon salto per adesso. Missione segreta: se esplori certe aree di un livello puoi scoprire delle missioni segrete. Questa pare che c'è già, sconfiggi demoni. Vabbè, questa se non ho capito. Lasciamo stare, poi magari eventualmente ce le facciamo. Volevo andare un po' più avanti nella storia. Ah, questa è la porta però. Io non so ancora se ci conviene due o una. Adesso provo con una, poi eventualmente vediamo. Non so neanche se ci conviene più che altro. Il blocchiaggio. Sinceramente. Ok. Il bloccaggio non è molto comodo. Anche su certi punti non abbiamo una buona visuale, secondo me. Scendo? Se la ridono, attenzione. L'impedicatore di concentrazione, aspettando o eseguendo delle azioni specifiche come un lampo aereo. Quindi indicatore pieno per aumentare il tuo potere d'attacco, azioni in quali il correre, subire danni e mancare un attacco riducono la barra di concentrazione. Il qua mi pare che si poteva rompere questo, eh. Facciamo presto perché sta arrivando, eh. Arriva ancora. Ma anche morto. È andato, è andato. Bidone della spazzatura ci potrebbe dare qualcosa? Sì. È un po' scomodo, ve lo dico. Il fatto che ci muoviamo così ogni tanto con l'inquadratura. Là, sarà che si aggancia? Qua ci potrebbe essere qualcosa? Non ci sta niente. Vabbè. Cerco di andare un po' più diretto così in maniera tale.
pochi nemici per adesso. Il voto di stile che vale per la tua abilità concentrata viene iniziato in battaglia e aumenta con attacchi a catena, ma diminuisce se interrompi gli attacchi o se vieni colpito. Sono 7 voti a dire, con un voto di stile più alto, puoi ottenere più anime, vabbè. Siamo andati male qua. Man mano almeno se riusciamo a acquisire. Ah, c'era anche l'enigma. Aspetta, è qua. Il meccanismo reagisce all'energia della tua spada, una raffica di attacchi lo attiverà. Ah, ok, non salti così, vabbè. Abbiamo attivato. Ah, dovevamo scendere. Mi sentivo un po' in trappola. No. Oddio mio. Di qua mi sa, eh. Non si vedeva bene. Ui! Dai. Come che... Peccato che in pratica ogni volta che... Ogni volta che perdo praticamente la... bloccaggio... Problemi poi a... Cioè non corriamo più praticamente qua. Senza bloccaggio. Per evocare il nemico. Premio per evocare il nemico. L'effetto dell'offesa varia a seconda del nemico. Show me your motivation. Ok. Andiamo a fare. Cercando. Ok. È meglio. Meglio questa qua con due armi. Meglio questa con due armi, secondo me. Apparentemente, poi magari vedremo più avanti. Sono tutti cassonetti, dai.
Sì. No, aspetta un attimo. No. Ah, due volte, ok. È che ho capito bene. Se ciò che desideri è il nostro potere, le tue abilità dovrai utilizzare. Statua divina, le sfere rosse e le anime sfide servono per ottenere nuovi oggetti o abilità. Il sinistro potere risiede in questa misteriosa statua offrendogli un sacrificio di sangue. Verrà rilasciato un potere che tutti ammireranno. Ok. Questa è proprio l'energia vitale. Ne tengo anche un sacco. Piglio una giusto così, abilità. Beam Force. Ok. Abbiamo parecchie, eh. Man mano le sbloccheremo. Ma non ho capito. Prova ad entrare, poi vediamo, eh. Premere B per scatenare la forza demoniaca. Due oggetti per la trasformazione servono almeno 3 livelli di indicazione di chi che si scarica, vabbè. Ok. Terra, eh? Porca paletta. Dai. C'è, l'ho fatto. Questo l'ho schivato, penso. No. È andato. È un po' complicato su alcune cose col fatto di bloccaggio, però. Il camion lo possiamo scassare, no? Non si scassa. Mi dice qualcosa che ci siamo persi qua, eh? No. Scendiamo, sì. Sì. Verso la luce. Vabbè, pensavo peggio sinceramente. C, vabbè, quindi male siamo andati. Vabbè. Ma che ragazzi, io penso che questa parte la possiamo terminare qui. Se vi fa piacere, come già ho detto, magari possiamo andare avanti. Ci vediamo sul prossimo video. Bye! Thank you.